Buonasera, bentrovati. Siamo all'interno della Pinacoteca del Museo Civico Baldassare Romano e questo è il settimo appuntamento del Natale al Museo 2020. Abbiamo scelto questa formula perché il decreto ministeriale ha chiuso le porte della struttura museale, ma siamo riusciti, grazie alla condivisione dell'amministrazione comunale e alla scelta di docenti, di amici che hanno partecipato e che hanno risposto al nostro invito, e abbiamo tenuto diversi incontri. Uno tra questi, mi pregio di essergli amico, ho coinvolto, ho invitato nelle nostre sale, caro Ignazio, silenziose ma bellissime, l'amico Ignazio Buttitta, professore, docente dell'Università degli Studi di Palermo, docente di storia delle tradizioni popolari e presidente della Fondazione Buttitta. Oggi, professore, desideravo chiederti, nella tradizione popolare, il Natale, abbiamo da poco, so che tu sei uno specialista in questo, in questo campo, ovviamente è un campo a voi particolarmente familiare per le vostre tradizioni. Da poco abbiamo vissuto una delle feste di questo periodo, che è Santa Lucia, il 13 dicembre. Peraltro io ci sono familiarmente legato, perché la mamma si chiama Lucia, quindi so che tu hai affrontato anche questo argomento che a te è tanto caro, e quindi partiamo da lì per arrivare al Natale nella tradizione popolare. Grazie, intanto grazie a tutti, grazie all'amministrazione comunale, grazie al museo, grazie a Fabio per avermi consentito questa opportunità, quella di essere con voi in un momento in cui stare insieme nel modo tradizionale è diventato difficile, se non impossibile. E diceva Fabio di Santa Lucia, ed effettivamente fra Santa Lucia e Natale, fra le due celebrazioni, esiste una relazione profonda, che è quella del tema della luce legato al passaggio solstiziale. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in realtà, se noi andiamo ad osservare l'organizzazione del calendario cerimoniale cristiano, ci rendiamo conto immediatamente che alcune delle sue celebrazioni principali e diciamo fondative sono correlate a degli eventi di carattere astronomico. Penso in primo luogo all'equinozio di primavera e alla celebrazione della Pasqua. Penso appunto al Natale e alla celebrazione del solstizio d'inverno, penso al solstizio d'estate e alla celebrazione di San Giovanni, ma vi sono in realtà altre profonde relazioni tra scadenze festive e celebrazioni e scadenze astronomiche, come ve ne sono fra scadenze festive e scadenze dei tempi legati alla produzione cerealicola, che fra l'altro ci riportano appunto a Santa Lucia, da cui eravamo partiti, che come voi ben sapete è una santa associata miticamente nella leggenda al frumento. Vi sono diverse teorie, diverse ipotesi relative a questa relazione tra Santa Lucia e il frumento e Santa Lucia e il tema della luce contenuto nel suo stesso nome, e tra queste appunto alcune che rinviano l'orizzonte cultuale pre-cristiano, in particolar modo a divinità connesse appunto al tema della luce e della vista, connesse anche alla produzione cerealicola, prima tra tutte Demetra, o meglio ancora la coppia Demetra e Core. Nel loro passaggio dalla luce all'oscurità e dall'oscurità alla luce, e nel passaggio appunto dalla dimensione della morte a quella della vita, così come avviene osservando il processo di formazione del frumento. Eppure il tema del nostro incontro è quello del Natale, della natività, della nascita. Anche nel caso del Natale, come
nel caso di altre feste cristiane, importanti feste cristiane, si sono volute in qualche modo cogliere, indicare le radici pre-cristiane. Da questo punto di vista dobbiamo fare immediatamente una considerazione. È indubitabile che il simbolismo mitico rituale che caratterizza lo spazio del culto, ma anche lo spazio teologico della cristianità, tra l'altro una cristianità molteplice, che ha avuto una storia estremamente complessa, anche in relazione all'istituzione delle date festive, così come vedremo per il Natale, è indubitabile che abbia raccolto e rielaborato una serie di materiali simbolici provenienti da esperienze cultuali precedenti, in maniera consapevole spesso, tal'altra inconsapevole. Nel caso delle feste, l'istituzionalizzazione delle feste cristiane come quella del Natale, della Pasqua o della commemorazione dei defunti o del San Giovanni Battista in relazione a queste scadenze che erano celebrate con altre feste precedentemente dedicate a divinità appunto romane, greche o addirittura di altra, diciamo, di altra origine, di altre culture, di altri orizzonti religiosi, come pensa tutta l'area celto-germanica, sono state fatte consapevolmente proprio per sostituire di fatto, per imporre un nuovo modello cultuale, una nuova opportunità simbolica intorno alla quale raccogliersi per combattere, contrastare le esperienze precedenti. Del Natale. Quindi, per quanto riguarda il Natale, noi sappiamo per esempio che la data della nascita del Cristo, cui in realtà nei primi secoli del cristianesimo non pare che le comunità cristiane fossero particolarmente interessate, essendo concentrate sul tema della rinascita del Cristo, su quello della morte e resurrezione, c'è una ricerca di individuazione dei tempi e degli spazi delle celebrazioni pasquali, che certamente per il messaggio che questa contiene, la rifondazione del tempo e della vita, un nuovo orizzonte di prospettive rispetto alla vita umana, è la festa indubitabilmente più importante del cristianesimo. Quindi soltanto intorno al IV secolo, alla fine del regno di Costantino, che la data del Natale viene istituzionalizzata e viene fissata appunto intorno al 25 di dicembre, del 24 al 25 di dicembre. È noto che queste date erano precedentemente festeggiate a Roma e in altre aree dell'impero in relazione al culto del Sol Invictus, un culto che era stato istituzionalizzato, o meglio sostanzialmente favorito nel suo sviluppo dall'imperatore Aureliano. Ma ancora prima di questo, intorno al primo secolo, anche dalla metà del primo secolo, si era andato diffondendo a Roma un altro culto di carattere sostanzialmente solare, legato alla figura di un dio che moriva e rinasceva, che aveva dei caratteri misterici, che era il culto di Mitra. Quindi questa scadenza temporale era già oggetto di celebrazioni e di culti nei territori dell'impero, ma raccoglieva delle esperienze cultuali molto precedenti, feste solari, feste di carattere appunto solare legate alla scadenza solstiziale sono testimoniate in tutta la protostoria euro-mediterranea. Basti pensare per esempio che il simbolo della Sicilia, cosiddetta Trinacria, ha una radice di carattere solare legato a una forma di svastica a tre braccia che notoriamente è un simbolo solare che troviamo diffuso dall'area atlantica fino a tutto il Mediterraneo. Ora, questa scadenza solstiziale, quindi a questo culto comunque originariamente connesso al sole, sono associati una serie di comportamenti. In primo luogo quello dell'accensione di falò, studiata
tra gli altri da Frezer, che ha dedicato un intero capitolo dell'edizione ridotta in italiano del suo Ramo d'Oro agli usi rituali del fuoco in Europa, alle feste del fuoco in Europa, dove appunto lui promuove la teoria solare, sostiene appunto che questi usi del fuoco siano associati a incantesimi solari, tesi a sostenere il sole nel suo corso nei momenti critici che corrisponderebbero appunto ai solstizi d'estate e d'inverno. Ora, quest'uso del fuoco ampiamente documentato da Frezer, noi lo troviamo attestato anche tutt'oggi nel folklore euro-mediterraneo, non solo in paesi cristiani, è vigente anche in Sicilia. Pensiamo allo zucco di Natale diffuso in tutta il Catanese, ma anche in area nebroidea. Pensiamo ad altre forme di accensione di falò presenti per Natale o in date prossime, per esempio pensiamo alle vampe, alle vamparotte, alle vamparicchie dedicati appunto a Santa Lucia. Quindi il tema del fuoco, che dovrebbe sostenere il sole nel suo corso, ma che in realtà riprodurre il fuoco, il sole in terra, che in realtà con funzioni vitalistiche e fecondative, che in realtà si estende e si amplia in numerose forme e prende poi da contesto a contesto diverse valenze. Fra l'altro, in un rapporto anche dialettico con le chiese locali, sono zone e paesi dove la chiesa locale, il sacerdote, benedice il falò, lo zucco, la vampa natalizia, vi sono altri luoghi dove invece questo tipo di pratiche sono contrastate dal sacerdozio locale. Quindi, questo per dire che uno dei temi, uno dei simboli rituali caratteristici del Natale tradizionale in Sicilia è in diverse aree, è stato e continua ad essere l'accensione del fuoco. Insieme a questo, un altro elemento interessante, un altro simbolismo tipicamente natalizio, è quello vegetale, che noi conosciamo, come dire, nella sua versione commerciale, che si è sviluppata negli anni 60 del Novecento, l'albero di Natale, che in realtà riprende usi e pratiche di introduzione del vegetali sempreverdi all'interno del paese, della comunità o della propria abitazione in termini augurali. Un vegetale sempreverde che da luogo a luogo, da area a area, è legato naturalmente alle caratteristiche della flora locale. Ci sono luoghi dove è l'alloro, luoghi dove appunto si tratta di conifere, altri luoghi che vedono rami di quercia, pensiamo al vischio, altri luoghi ancora che vedono prevalere l'ulivo o la palma. D'altra parte, questi simboli sono simboli tipici delle feste di Capodanno, come festa di Capodanno è il passaggio solstiziale e come festa di Capodanno è appunto quella equinoziale. Capodanno è inteso come cesura del tempo, come passaggio da due dimensioni temporali di diversa qualità e come sospensione anche della regola. I pattern simbolici delle feste di Capodanno, al di là della loro scadenza calendariale, sono molto simili tra loro. L'instaurarsi di una dimensione del caos, il ricorso a simbolismi vitalistici o apotropaici, come quello del fuoco, piuttosto che quello del vegetale. Insieme a questi simboli che abbiamo osservato essere presenti e costitutivi nel complesso generale delle celebrazioni natalizie europee, cioè quelli dell'uso del fuoco e del simbolismo dei vegetali sempreverdi, dobbiamo fare riferimento naturalmente anche ad aspetti più propri in qualche modo di una tradizione squisitamente ed esclusivamente cristiana. Pensiamo tra tutti al presepe, pensiamo prima ancora che i presepi viventi, il cui modello naturalmente resta il presepe promosso da San Francesco nei primi decenni del 200 e che poi si è affermato progressivamente come modello celebrativo, commemorativo della Natività in diversi luoghi, trovando fra l'altro negli ultimi anni un particolare successo, vedremo di dirne le ragioni, ma che ha una tradizione naturalmente rappresentativa a livello figurativo, sia pittorico che scultorio. Esistono diverse scuole, diverse tradizioni artigianali importantissime, tra queste quella di
napoletana, ma naturalmente non possiamo non ricordare le figure da presepe di Caltagirone che vedono appunto gli artigiani figurini intervenire direttamente con straordinaria maestria con prodotti destinati a un pubblico tra loro diversissimo, dalle case della piccolissima borghesia, se non anche del ceto contadino, fino ad arrivare a produzioni raffinatissime dedicate all'alta borghesia e all'aristocrazia, che ormai sono diventati degli oggetti custoditi giustamente all'interno dei nostri musei. Dicevamo però della dimensione performativa, in qualche modo, che ha assunto la rappresentazione della Natività con il presepe vivente. Presepe vivente che ormai viene realizzato in numerosissimi centri della Sicilia, non solo della Sicilia, recuperando come dire, un'istanza che si radica nel bisogno delle comunità di promuovere il proprio patrimonio immateriale, anche in qualche modo rielaborando e inventando delle tradizioni che possano essere oggetto di richiamo da parte di un pubblico esterno. Ma c'è anche un'esigenza, una rinnovata esigenza di partecipazione intorno a un messaggio di rinascita rappresentato appunto dalla Natività, e credo che proprio in ragione di questo il presepe vivente, o almeno il messaggio della Natività, l'esigenza di raccogliersi insieme, di fare comunità, recuperando la propria memoria culturale, penso a tutte le tradizioni artigianali o di produzione di alimentazione tradizionale che spesso sono legate alle cerimonie natalizie e alla realizzazione dei presepi viventi, dicevo, penso che in questo momento, se non a livello della prassi, almeno a livello ideale, questa rappresentazione, i contenuti di queste rappresentazioni legati appunto al recupero della memoria, alla riaffermazione di un'identità, al bisogno soprattutto di solidarietà intorno al tema della rinascita, intorno al tema di una nuova luce che possa spazzare le tenebre del presente, sia di una straordinaria attualità in questi tempi drammatici che siamo stati chiamati a vivere. Grazie.